saluto di benvenuto a tutti gli appassionati di dischi e musica. Anche oggi cominciamo la puntata parlandovi prima di dischi e poi parleremo di musica. Il disco che prendiamo in considerazione oggi è un vinile molto importante e anche molto interessante. Parliamo di Emerson, Lake & Palmer. L'album omonimo, ovvero Emerson, Lake & Palmer come il nome della band, è stato pubblicato nel novembre del 1970 ed è stato il loro primo album e ha riscosso molto successo sia da parte della critica ma anche da parte delle vendite, perché si è classificato al quarto posto delle classifiche britanniche. In questo disco troviamo un mix eccellente tra musica classica, brani riarrangiati da Keith Emerson, e brani originali. Ci piace segnalare sul lato B due brani in particolare. Il primo è Lucky Man, che ha dato grosso successo alla band, scritto e interpretato da Greg Lake, e poi il brano Tank. Il finale di questo brano è stato utilizzato dal programma Stasera G7 come sigla. Ma soprattutto una scelta importante per quello che è stato il riarrangiamento di alcuni brani di musica classica che Keith Emerson ha fatto in modo che diventassero un contenitore di esperienze e arrangiamenti molto personali. L'album omonimo Emerson, Lake & Palmer è un disco che non può mancare nella vostra collezione. Secondo te com'è bello in un'altra vita, tipo? Tipo la prossima. No, nascere? Nascere in un filo d'erba. Ma no, che meraviglia. Mi piace. Bello. Ed è per questo che seguo dischi e musica. Basta. Passiamo alle notizie in primo piano. Come il sole è il nuovo singolo di Jacopo. Reduce dall'ultima edizione di Amici, con la pubblicazione del suo EP di debutto Colori, finalista del Festival di Castrocaro 2020, Jacopo torna sulle scene discografiche con Come il Sole, prodotto da Michele Canova Iorfida, uno dei più importanti producer italiani. Come il Sole, Jacopo. Infinito non è, è il nuovo album di Stefano Santoro. Il cantautore milanese pubblica Infinito non è, il suo primo disco. Un album pop che ruota attorno al tema profondo dell'esistenza e delle esperienze che la vita porta con sé, raccontate attraverso ricordi sfumati, ma anche vivide emozioni, che si succedono mentre sullo sfondo si intrecciano intense relazioni ed eleganti situazioni. Infinito non è, Stefano Santoro. Chagall è il nuovo singolo di Silvia Salemi. Chagall, prodotto da Francesco Tosoni e composto da Silvia Salemi insieme a Giacomo Eva e Marco Rettani, è un brano soft rock che racconta l'incontro di due anime che guardano il cielo e ne riconoscono l'immensità, e analizza il precario equilibrio di una relazione che fa paura, ma che alla fine trova la giusta strada per esprimersi e per avere il coraggio di esistere. Chagall, Silvia Salemi. Toponomastica è l'album di esordio di Marta Pistocchi. Con l'album Toponomastica, prodotto da Topo Records in collaborazione con Adesiva Discografica e arrangiato da Marta Pistocchi, Mattia Mistrangelo e Massimo Marcher, l'artista racconta dell'amore per la Milano nascosta, popolare e resistente. Toponomastica è una celebrazione della meravigliosa varietà umana vista dal basso e attraverso le piccole cose che la compongono e che sfuggono all'osservatore frettoloso. Toponomastica, Marta Pistocchi. Rap is Back è l'album di Jamil. L'album Rap is Back fa emergere un Jamil più maturo e consapevole, sempre fedele a se stesso, mostrando un lato molto personale e romantico che il Dis King, come è stato spesso definito, aveva tenuto nascosto fino ad ora. L'artista ha deciso di non assecondare la tendenza attuale, scegliendo di non mettere featuring all'interno del disco. Rap is Back, Jamil. Ciao ragazzi, sono Luca Rustici, sono qui negli studi della L&R Productions a Milano e volevo dirvi che anche io seguo dischi e musica. Un abbraccio a tutti, ciao! Dischi e musica ospita Ida Scarlato, benvenuta in trasmissione.
Grazie, è un grande piacere per me essere con voi. Allora, vediamo che sei immersa in tanti strumenti musicali, insomma, la tua vita è dedicata, come direbbe, alla musica in modo sincero, in maniera sinceramente, insomma. Hai detto benissimo, ed è proprio questo poi il motivo della scelta, di intitolare l'album Sinceramente, proprio perché essendo il mio primo lavoro discografico ho impiegato veramente tutta me stessa, sia emotivamente che fisicamente, nella realizzazione di questo lavoro. E ho sempre fatto tutto sinceramente, ho sempre amato la musica sinceramente e quindi spero poi ascoltando le canzoni si capirà il fatto che io abbia svelato varie parti di me appunto all'interno dell'album. Sì, e noi stiamo guardando anche delle immagini del videoclip che accompagna questa uscita. Parliamo anche delle collaborazioni che ci sono, che ho letto dal comunicato stampa, anche di nomi prestigiosi come Grazia Di Michele, poi ci sono musicisti che ti accompagnano, c'è cioè addirittura un mio carissimo amico che è Gerry Popolo. Raccontaci un Ah, po', raccontaci un po' di questo tuo percorso. sì, sono stata fortunata perché sono circondata in questo album di amici, professionisti del campo musicale, amici che hanno accettato l'invito, il mio invito appunto a prendere parte all'interno dell'album e hanno lasciato una parte importante perché io risentendo le canzoni poi posso percepire veramente il loro contributo nel dare un'identità ad ogni canzone. Hai già citato Gerry Popolo che ha suonato il sax, soprano e tenore in due brani, e poi c'è la band che mi accompagna in tutti i brani, formata da Giuseppe Santelli, Renzo Genovese, Simone Ritacca. Ci tengo a nominarli perché hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Hanno suonato le canzoni sugli arrangiamenti di Paolo Scarpino, cosentino come me, e a loro si sono aggiunti poi Massimo Garritano alla chitarra e, come hai detto tu prima, anche Grazia Di Michele che mi ha donato un suo testo. In realtà è l'unica canzone che ho scritto a quattro mani. Il testo è suo, la musica invece è composta da me, e poi all'interno del brano fa un piccolo intervento vocale che ha portato, diciamo, a completare la canzone. Vedo che c'è questo pianoforte, tu scrivi le tue canzoni aiutandoti col pianoforte, e quello è, diciamo, lo strumento principale con il quale componi? Sì, le canzoni nascono in realtà mentre sto facendo altro. Poi quando sento che veramente ho qualcosa da dire, allora mi avvicino al pianoforte e lì porto, diciamo, a termine, perché poi la creazione vera e propria della canzone dura pochi minuti. Nei giorni successivi si va a rifinire, si ascolta magari anche con un po' più di lucidità e oggettività. Però il pianoforte è lo strumento principale, a volte anche la chitarra. Diciamo che sono ben circondata a casa. È scontato, insomma, fare un cenno anche a questo periodo un po' particolare. Anche tu hai dovuto, diciamo, mettere il piede sul freno ed attendere un pochettino lo sviluppo di questa pandemia per capire quali saranno i successivi passi che riguardano la tua attività. Sì, beh, diciamo che per noi cantautori emergenti si fa doppiamente fatica, lo si faceva già prima perché magari è un po' più difficile entrare nei festival o trovare persone che supportano la musica emergente. Con il periodo storico che stiamo vivendo si è complicato ancora di più, però diciamo che sono delle idee che bisogna crearsi da soli le proprie occasioni. E quindi io sono già in sala prove con i miei musicisti, stiamo provando i brani perché al più presto voglio uscire e cantarli davanti al pubblico, perché poi penso che la cosa più importante sia questa. Quindi non basta pubblicare la canzone su Spotify, YouTube, la cosa importante poi è suonarle dal vivo. Assolutamente sì, è l'auspicio di tutti coloro che praticano questo tipo di attività, poter ritornare ad abbracciare il proprio pubblico, insomma, abbracciare in modo ovviamente Tenendo le musicale. distanze. Al momento sì, poi speriamo che possiamo ritornare ad abbracciarci sul serio, che è una cosa che fa sempre piacere. Il tuo
nel tuo bagaglio, insomma, da cantautrice, tu come hai costruito questo tuo background per poter poi avere una tua identità? Ti sei rifatta a qualche stile, a qualche cantautrice, a qualche cantautore, a un mondo specifico? Perché ho letto che c'hai anche una vena jazz, poi del resto chiamando Jerry è un maestro di jazz. Sì, allora io studio jazz in conservatorio, anche se poi prediligo il genere cantautorale italiano e il pop. E canto da tanti anni, ho sempre cantato, interpretato canzoni di altri, finché poi da un po' di tempo a questa parte appunto ho trovato il coraggio di esprimermi con le mie canzoni, con le cose che scrivo, perché credo che cantare le canzoni di altri ti dia sempre un punto di vantaggio. È molto più semplice presentarsi al pubblico con delle canzoni che già conoscono, però ho sentito proprio l'esigenza di togliere dal cassetto abbastanza impolverato le canzoni che avevo scritto e presentarmi quindi con la vera me stessa. I cantautori che ascolto maggiormente sono Ivano Fossati, Luigi Tenco, Cesare Cremonini, però diciamo che poi quando scrivo una canzone non penso a come sarà la canzone o a dover emulare qualcosa. Certamente, indubbiamente, poi nel momento della creazione della canzone vanno a confluire tutti i generi che ho ascoltato nel corso della mia vita. Inconsapevolmente poi tutto il bagaglio musicale si può sentire. Eh beh, certo, insomma, poi riuscire a fare una sintesi di quello, diciamo, che è il percorso dei propri ascolti e dei propri gusti, poi dopo lì nasce, come dire, quella scintilla che ti consente di avere una possibilità in più, una marcia in più per mettere insieme il proprio bagaglio con quello degli altri e far uscire un prodotto personale e di qualità. D'accordo, Ida, grazie di essere stata nostra ospite e di averci dedicato un po' del tuo tempo. Noi contiamo comunque sempre di seguire le tue attività, quando vuoi farci sapere qualcosa. Grazie mille. Noi siamo qui a tua disposizione per poter comunicare al nostro pubblico quella che è l'attività della musica indipendente lontana dal mainstream. Grazie mille davvero, è stato un grande piacere. Allora, a presto e buona musica. Ciao. Mayday, mayday, open show, mayday. Ciao, siamo Antonio De Carmine, Mauro Spenillo, Principe e sto giovane. Noi ascoltiamo dischi e musica. O musica e dischi. O musica e dischi. Dischi no, e dischi e musica. Dischi, dischi e musica. E salutiamo Gennaro Pasqualietto. Ciao Gennaro! Dischi e musica, ospita Gerardo Di Lella, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, caro maestro, io posso permettermi di dire così perché ci conosciamo da talmente tanti anni che adesso ti chiamo maestro perché hai il titolo, insomma, dirigi l'orchestra sinfonica da 60 elementi, però noi ci conosciamo da quando tu cominciavi a suonare il piano in giro per locali e poi hai fatto il tuo excursus fino ad arrivare a questa straordinaria avventura di direttore d'orchestra di un'orchestra sinfonica ma anche di musica leggera. Come la definiamo questa orchestra? Ma diciamo un tipo di formazione molto particolare e sinfonica un po' erroneo, perdonami, nel senso che per orchestra sinfonica qua si intende ovviamente un tipo di formazione che ha delle caratteristiche ben precise, consolidate negli anni. L'orchestra che invece utilizzo io è un po' più all'americana e prevede precisamente due tipi di orchestre insieme, la compresenza di un'orchestra d'archi e la big band, dalla quale non mi allontano mai. Quindi sulla parte sinistra del palco c'ho tutti gli archi e sulla parte destra c'è la big band, dietro invece c'è ritmica e voci. Per la precisione però sono 70 i musicisti, anzi 72. La meraviglia, che meraviglia, la musica è sempre una meraviglia, insomma, e quindi ti stai... C'è un motivo perché io per poter bilanciare la spinta della big band devo avere molti archi, infatti ho 12 primi, 10 secondi, 8 viole, 6 celli e 4 contrabbassi, quindi è un'esigenza proprio tecnica, perché voglio dire, l'orchestra se non c'è la big band, ok, ma se i fiati sono scritti in maniera
diciamo, come sei costretto a fare per poter avere certi risultati, quindi spingono molto, devi, un fiato si mangia, sai quanti violi se li mangia proprio. Quindi per poter avere un peso che non poi non riesce, ha voglia di alzare il volume, se non c'è il suono, se non c'è la ciccia, come si suol dire, non esce nulla, devi avere per forza il suono vero. E quindi io ho trovato un equilibrio giusto con 40 archi, più big band e 10 voci e doppia ritmica. E ti sei guadagnato un sacco di gratificazioni nel corso di questi anni, dal tuo trasferimento dalla Campania a Roma. Sei riuscito, insomma, ad inserirti all'interno di un percorso molto interessante, hai avuto ospiti grandiosi, solo citarli fa venire la pelle d'oca. Cominciamo a citarne qualcuno. Ma diciamo, sono in vari contesti, perché poi uno per un modo, uno per un altro, sono stato, insomma, ho avuto poi l'occasione appunto di conoscere da vicino, di collaborare nel campo jazzistico, dopo aver fatto, io ho fatto un disco per la Universal con 12 grandi solisti, tra i quali Adam Nassobaum, David Kikoski, Paquito De Rivera, Bob Minzer, Diane Shure, con la quale poi ho fatto anche un tour, più di un'occasione, concerti separati singoli e poi anche un tour in Italia. E per il jazz, quindi, ho avuto occasione di fare belle cose con loro, con Arturo Sandoval. Però poi, siccome appunto la musica a me piace in tutte le sue espressioni, basta che sia fatta bene, io ce la metto tutta per farla bene, quindi non esiste per me il genere di serie A, il genere di serie B, sono tutti difficili gli stili, perché bisogna saperli poi suonare bene, che è un altro discorso. E quindi io avevo dei sogni che pian piano sono riuscito ad avverare. Ho avuto con me sul palco Gloria Gaynor, insomma, abbiamo fatto un concerto al Foro Italico, al Centrale del Foro Italico, al nome nostro. Con orgoglio ti dico questa cosa, perché ha accettato di fare un concerto condividendo con me anche l'aspetto artistico del concerto. E abbiamo fatto un concerto davanti a 4.000 persone, è stata una cosa, una emozione bellissima. Poi collaboro stabilmente con Amy Stewart, con Tony Hadley, leader dei Spandau Ballet, degli ex Spandau Ballet. Abbiamo fatto due concerti a distanza di 5 anni, uno appunto 5 anni fa, nel centenario della nascita di Frank Sinatra, e l'anno scorso invece abbiamo fatto nella Cave un concerto bellissimo proprio sul repertorio The Best of degli Spandau, e qualche cover che anche lui, anche in quel caso, ha voluto, diciamo, abbiamo deciso insieme di fare pezzi extra Spandau Ballet. Insomma, è stata una cosa bellissima, una grande emozione. Tra di noi c'è un rapporto bellissimo, è un ragazzo semplice, si pone con tutta la disponibilità possibile nella scelta dei brani, la scelta del tipo, abbiamo fatto la scaletta insieme, cioè uno non è che potrebbe benissimo dire si fa così e basta, invece no, dice Gerardo come vogliamo fare. Quindi per me è stata una grande fortuna avere a che fare con un grande personaggio, ma anche un grande uomo allo stesso tempo. Grandi collaborazioni, grande ricerca anche sulla questione, insomma, del repertorio. Cioè, voglio dire, tu come direttore d'orchestra non ti limiti solo a dirigere, ma anche a scrivere tutta l'orchestrazione, che è qualcosa che è molto diverso rispetto ad altri direttori che hanno già tutto servito davanti e devono... diciamo, forse sembrerebbe riduttivo, certo, solo dirigere, ma insomma scrivere e poi dirigere sono due cose diverse, insomma. Diciamo che io quando faccio il concerto è l'ultima fase, è quella dell'esecuzione, perché tutto quello che viene precedentemente, che è la parte più consistente, è quella più impegnativa poi. Perché appunto parto a volte dalla trascrizione dei pezzi ai dischi, quindi immagina, insomma, se trascrivere un pezzo per quintetto è complicato, nel senso che comporta tanto tempo, immagino quanto possa essere, diciamo, impegnativo trascrivere un brano per grande orchestra. Quindi c'è tutto questo lavoro o di trascrizione e quindi di arrangiamento rispettando l'originale, oppure di arrangiamento ex novo per un nuovo fine, insomma, espressivo che magari hai concordato con l'artista, oppure che ti poni tu stesso, perché molto spesso, per esempio adesso nel concerto che ho fatto due concerti in occasione del centennale di Fellini,
e lì c'erano, volevo fare dei brani che però Fellini Nino Rota aveva lasciato affidato soltanto ad una chitarra, e quindi andare poi dal vivo con una chitarra sul palco avendo 70 persone libere era inutile. Quindi ho dovuto inventare un'orchestrazione, e questo lo faccio spesso, perché io comunque devo poi, una volta che sono sul palco, devo rendere omogeneo il concerto. Non è che posso suonare un pezzo contro un quartetto, un pezzo in trio e l'altro pezzo in grande orchestra, no, funzionerebbe, perché poi la gente si aspetta l'orchestra. Mentre nel film succede, perché a volte basta un flauto solo su una scena e ha già detto tutto, non c'è bisogno di aggiungere altro. Dal vivo ovviamente è tutto un altro lavoro, quindi devi arricchire, devi intensificare, devi supportare certe linee, gli devi dare un'espressività aiutandole, cercando di lasciare il significato primordiale ma rafforzandolo, perché non mancando la scena appunto è tutto affidato alla musica. E in quel caso appunto quindi devo fare che sono tutti gli arrangiamenti che devo fare ex novo. Noi infatti nel frattempo chiacchieriamo, stiamo vedendo alcune immagini di questa esibizione che hai fatto sia a Maiori che a Orta di Atella, sono venute ad Avella, sì hai ragione, scusami, ad Avella. L'anfiteatro romano, un posto bellissimo. E quindi ti sei, come dire, hai messo insieme elementi che venivano da Roma, sì, con elementi invece allora dell'orchestra di Salerno, anche questo insomma è stata sì, un'altra sfida, una sfida nella sfida delle sfide. Beh, diciamo che io ero sicuro del risultato, perché i miei musicisti che sono con me sono fortissimi, sono diciamo, tra i più bravi che ci sono qui a Roma, in Italia, hanno tutti i turni, anche con poverino, con Morricone, fino a poco tempo fa, con tutti quanti, Sanremo, prime serate Rai 1, concerti, insomma, di tour di grosso livello. E l'orchestra di Salerno, dalla quale ho prelevato solo gli archi, sono musicisti bravissimi che hanno affrontato questo tipo di repertorio, che per loro è diverso, ovviamente hanno una tecnica, possono affrontare qualsiasi cosa, ma fare questo tipo di musica comporta una cultura diversa, devi riuscire a dare un altro tipo di espressività, diciamo è una musica dove molto spesso, per esempio nella scrittura americana, ci sono delle cose tecniche che sono semplici da un punto di vista violinistico, ma non nell'insieme, perché poi avere delle dissonanze a mezzo del tuo compagno di leggio, insomma, devi essere abituato a fare certe cose. Loro sono stati bravissimi e del resto hanno Dario Lore come direttore stabile, quindi sono guidati da un grandissimo, ed è stata una bella esperienza. Abbiamo fatto due concerti, tutti e due sono stati due grandi successi. Fra l'altro quello che dicevi è tecnicamente molto interessante, perché normalmente le persone ascoltano a seconda dei casi, però non vanno diciamo ad immaginare quale sia il lavoro straordinario del mettere insieme, cioè dirigere violini che sono abituati alla musica classica e non sono abituati invece ad essere spinti dal ritmo di una batteria, di una ritmica col basso, con i fiati, è qualcosa che normalmente la gente non ha come elemento di... diciamo che questo vale in Italia dove non hanno abitudini a queste cose, perché per fare queste cose in Europa si fanno con la London Symphony Orchestra, loro sono musicisti che vanno tutti lì a registrare, di conseguenza a parte essere bravi hanno imparato a fare questo tipo di lavoro. Io però prevedo già in scrittura due lingue diverse, diciamo che fai conto che sulla partitura utilizzo un linguaggio per i fiati e per la ritmica, e poi quando scrivo per i fiati cerco di fare qualcosa che ovviamente non mi dia troppo fastidio a me nella scrittura, però cerco di essere di scrivere più in maniera occidentale per gli archi, di fare una, come devo dire, una, come se avessi un riduttore, uno split. Esatto, devo riuscire a fare un traduttore diciamo, perché devi scrivere degli accenti, devi scrivere delle cose, e quindi devo cercare di avvicinarmi io al mondo della musica classica, e giustamente, e però come vedi poi il risultato si ottiene, sì. E quindi hai avuto anche delle ottime soddisfazioni, so che ci sono state recensioni anche molto interessanti da questo punto di vista, soprattutto ripeto, in questo periodo in cui le celebrazioni diciamo sono all'ordine del giorno, tutti si lanciano nelle celebrazioni di Fellini, di Pinco, di Pallino, però poi il lavoro, quello sporco di arrangiamento e scrittura, insomma, non tutti lo fanno, insomma.
Sì, molto spesso vedo arrangiatori, orchestra sinfonica, filarmonica, però diciamola tutta che l'orchestra, la musica di Morricone non ha nulla a che vedere con la musica sinfonica, almeno la musica del cinema. Poi che Morricone sia stato un musicista così grande da aver scritto anche per musica sinfonica è un altro discorso, ma non è certo la musica di Per un pugno di dollari, la musica di C'era una volta il West, quella non c'entra niente con la musica sinfonica. E quindi è un tipo di linguaggio che va lavorato per come è una musica che va diretta per come occorre, è una musica che va affrontata nel giusto modo, e soprattutto quando vedo persone appunto che non scrivono, che non, perché tutto è la scrittura, che parte tutto dalla scrittura e poi si estende alla direzione. Molto spesso mi è capitato da direttori anche di musica classica, di colleghi di musica classica, ma Morricone non è un bravo direttore, ma Morricone dirigeva quella musica come va diretta. Immagina tu la musica che c'ha una batteria, che c'ha una ritmica, e vai con non ha senso, sono linguaggi che vanno rispettati. È come se uno cantasse O Sole Mio con l'accento milanese, è la stessa cosa, O Mia Bella, O Mi Bella Madonnina con l'accento napoletano. Ogni lingua ha la sua sintassi, le sue regole vanno rispettate. È chiaro che se c'è la batteria, il gesto di Ennio Morricone era l'unico che poteva dare la musica esce così, anche perché lui si pone in quel modo davanti all'orchestra. E proprio la musica è essenziale, lui era un gesto molto essenziale, ti guardava e già aveva detto tutto, non c'era manco bisogno di muoversi. Nella musica classica è tutto un altro lavoro, tutto un altro mondo, ecco, però non dimentichiamo che stiamo affrontando un'altra lingua che nasce in questo modo, e in questo modo va continuata. Questo è valso per Morricone, ma la stessa cosa l'abbiamo vista come dirigeva Gianni Ferro, che è stato un musicista grandissimo anche lui, o Trovajoli, oppure come dirigeva Bruno Canfora, oppure come dirige David Foster. Questi sono i riferimenti se parliamo di questa musica. Se parlassimo di Wagner e di Beethoven, un altro lavoro, un altro discorso, e ovviamente bisogna rispettare i contesti, gli ambiti musicali. Poi all'interno della musica pop sono diverse le lingue, immagina la salsa, immagina che non ha niente a che vedere col jazz, cioè è così vasto ormai il territorio musicale che bisogna veramente fare attenzione e rispettare le singole, le varie culture musicali che traperono attraverso le note, insomma. Certo. Quindi bisogna avere rispetto di quello che si fa e affrontare ogni tipo di musica con la giusta... Col giusto metro, con la giusta concentrazione. Senti, a proposito di concentrazione, tu su che cosa ti stai concentrando per il prossimo futuro? Ma io adesso spero che si possa fare che mi facciano rifare il concerto di Capodanno, perché come ben sai è una situazione non facile. Perché è vero che puoi rispettare il 50% della capienza della sala, però è vero pure che io per avere 70 persone sul palco e per avere una sala ho delle spese enormi. Quindi bisogna riuscire a capire come poter fare, e da un punto di vista tecnico legato al Covid, e di conseguenza dal punto di vista economico come gestirla questa cosa, perché non è semplice. All'aperto ancora siamo riusciti a farlo con il giusto distanziamento. I violini, per esempio, anziché stare a coppia al leggio, erano ognuno col singolo leggio. Quindi questo è stato, un accorgimento che ci ha permesso di suonare sul palco. Ma al chiuso diventa comunque più complicato, e sto aspettando di capire cosa succede. Nel frattempo mi sto, come al solito, rafforzando, sto trascrivendo brani bellissimi, sia di altri brani di Federico Fellini, quindi di Nino Rota, e non solo di Nino Rota legati a Federico Fellini, altri brani di Ennio Morricone, del quale già ho praticamente un concerto già pronto, che non è lo stesso concerto che faceva lui dal vivo, anche un po' per evitare il confronto giusto e immeritatissimo se l'avessi fatto io, e quindi faccio un repertorio che lui non suonava da tanto tempo, tra i brani appunto Per un pugno di dollari, Il Triello, Il mio nome è nessuno, cioè pezzi proprio diversi da quelli che faceva lui, oltre chiaramente a quelli famosi, C'era una volta il West, C'era una volta in America, il tema di Deborah, Mission,
la Califfa, che sono pezzi che non puoi non fare. L'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, questi sono dei must che la gente ovviamente vuole ascoltare, Gli Intoccabili, però faccio molti pezzi che Morricone non suonava da una vita dal vivo, quindi anche per dare la possibilità al pubblico di conoscere altre cose, di riascoltare altre cose. D'accordo, grazie Gerardo di essere stato il nostro ospite, noi ti teniamo sotto la nostra lente di ingrandimento, perché qualsiasi cosa, siamo affascinati insomma dal discorso dell'orchestra, perché sai, ormai in questo mondo in cui la musica è liquida, deve essere velocissima, 3 secondi, invece a noi piace proprio il contrario, piace esatto. Godere, gustare, ascoltare la musica, è il tuo lavoro, il tuo grosso lavoro di scrittura per orchestra. È una cosa che deve avere il giusto valore e noi saremo sempre molto molto attenti alle tue produzioni. Grazie, grazie. Allora, alla prossima occasione. A presto. E viva la musica. Mayday, mayday, up in show, mayday. Ragazzi, anch'io seguo dischi e musica. Mi raccomando, suonate il basso e ascoltate la buona musica. Ciao. Dischi e musica, ospita Andrea Petrucci, benvenuto. Ciao a tutti, come state? Bene, bene. Siete in forma? Sì, okay. informissima per parlare di musica con te, con l'uscita di questo nuovo singolo. Noi adesso stiamo vedendo la copertina del singolo. Parlaci un attimo di questo tuo Cielo, che è praticamente una ballad d'amore. Sì. Nel cielo 2 è la pipista dell'album che è uscito il 26 di giugno. Il singolo Nel cielo 2 è uscito il 19 di giugno e questa è una canzone molto importante e diciamo che è ispirata alla storia vera di Andrea Cossu, che è morto nel terremoto. Io sono qui proprio a due passi da questo brutto fatto, che ancora oggi non è stato risolto, perché la popolazione del paese ancora è nelle casette e non è stato fatto nulla da questi politici in tutto questo tempo. Sono passati più di 4 anni, quindi diciamo che non è una bella cosa. Tornando al singolo, sì, sono ispirato appunto a questa tragedia di questo ragazzo che aveva appunto la casa nei pressi di Pescara del Tronto. E lui è partito, la sua compagna ha ritardato di un giorno, però purtroppo durante la notte è successo quello che è successo ed è stata una tragedia. Io ho preso ispirazione da questa storia, anche perché poi sono stato invitato più di una volta alla commemorazione, perché l'album contiene anche un altro brano, Polvere e Sassi nel Cuore, che è la prima traccia dell'album, che è appunto dedicata interamente alla mia terra. Poi le altre sono delle canzoni d'amore più tranquille, e diciamo che l'album parte con un ascolto molto pop, poi ha un cuore molto rock, che io vado contro tendenza, faccio ancora del rock. Vabbè, lo dici a me che ho suonato con Edoardo Bennato, quindi che il rock è proprio... Ecco, vedi, grande maestro Bennato. Senti, grazie, c'è anche un videoclip, veramente. Un videoclip che accompagna questo singolo, è anche abbastanza particolare, ci sono delle ballerine, hai voluto dare dei messaggi anche abbastanza precisi. Beh, allora, quello con le ballerine è A spasso tra le stelle con te, che è il secondo singolo che è uscito a luglio, tra poco entrerà nelle radio e niente, quello è una canzone completamente d'amore e parla un po', bisogna un po' andare a capire il testo, bisogna andare a scovare quello che ho cercato di dire, perché è in principio sembra una semplice canzone d'amore, ma è qualcosa di più. Poi accompagnato appunto da questo video con delle bravissime ballerine di pole dance
Ecco, diciamo che dobbiamo andare a scovare quello che voglio dire, perché sembra una semplice canzone d'amore, ma è comunque qualcosa di più, un po' più profondo. Quindi magari se qualcuno ha voglia di leggere il testo, di capire come facevamo noi ai vecchi tempi, di prendere quel significato vero. E insomma, ecco, una canzone molto pop, ma dei risvolti rock. E, diciamo, quello, il rock è qualcosa che mi rappresenta di più. Poi, ecco, non saprei proprio cosa fare se dovessi cambiare genere. Non so, in questo momento non lo so. Poi... No, ma non cambiare, non dobbiamo cambiare. Deve cambiare il modo di approcciarsi alla musica, che è stato un po' indirizzato verso altre sponde. Noi dobbiamo rimanere noi stessi, esatto, e cercare anzi noi di coltivare stessi quel senso, insomma, di amore per l'ascolto della musica e non per il mordi e fuggi, insomma. Questo assolutamente. Senti, mi viene la curiosità di sapere anche con i musicisti, diciamo, che tipo di rapporto anche con i musicisti, con la band, come ti muovi in questo senso qua? Sì, io ho un grandissimo amico e produttore, Cristian Regnicoli, che insomma ha fatto un arrangiamento, ha rivestito questa canzone in questo album, diciamo, in modo secondo me spettacolare. Poi è proprio un mio amico di infanzia, siamo cresciuti insieme e ancora oggi collaboriamo e ci supportiamo, è una cosa fantastica. E noi abbiamo questa vena rock. Poi, vabbè, le mie canzoni nascono tutte piano e voce e poi cerchiamo di elaborare il tutto, ci mettiamo lì e viene fuori quello che ha ascoltato. Penso sia un buon rock. Assolutamente sì, assolutamente sì. Rispetto, diciamo, alla comunicazione che fai con il tuo pubblico, no? C'hai i tuoi canali, sì, social, noi chiaramente... Sappiamo che i social sono croce e delizia, da un lato possono essere, esatto, utili, però a volte rischiano di essere pericolosi. Tu come li adopi? Li maneggi con cura? Io li maneggio con cura, ecco, come dicevo prima, sono figlio di altri tempi, però ovviamente qui dobbiamo stare un po', ci dobbiamo mettere al passo, quindi ho i miei canali, ho il mio canale Instagram, il mio canale Facebook, i miei due canali Facebook, quindi la pagina privata e il profilo artista, quindi Andrea Petrucci, quindi già mi faccio pubblicità, se volete mi trovate lì. Guarda, più che pubblicità noi facciamo informazione, la pubblicità la fanno altri, noi facciamo informazione musicale, quindi siamo contenti di ospitare gli artisti come te. È vero, io ti ringrazio infatti di questa grande opportunità, perché non è da tutti, ecco. E poi anche su YouTube il canale Andrea Petrucci, e lì ci sono i video, ci sono quei tre video, Polvere e Sassi nel Cuore, Nel Cielo Tu, il singolo, e poi c'è anche A Spasso Tra le Stelle Con Te, che è appunto di recente uscita, che è uscito a luglio, e presto sarà nelle radio, proprio tra qualche giorno. Perfetto, d'accordo. Allora noi di solito chiudiamo le nostre interviste facendo una minaccia. Noi ti teniamo d'occhio e siamo pronti a seguire tutte le cose che produci, e siamo a disposizione quando devi fare dei concerti, cose. Faccelo sapere che noi cercheremo di comunicarlo al nostro pubblico, sperando che diventi un pubblico sempre più, certo, numeroso e attento alla musica suonata dai musicisti. Assolutamente, assolutamente. Poi a breve ci sarà anche un altro video, quindi... Tienimi d'occhio. Assolutamente, assolutamente sì. Anche quello. No, io resto, rock. Io ti tengo d'occhio, ma tieni anche tu d'occhio noi, in modo che insieme facciamo due occhi e quattro occhi vedono meglio di due. Assolutamente, ti aggiungerò nei tuoi canali social il tempo di mettermi lì. D'accordo, grazie Andrea di averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a te Gennaro, e spero di rivederti anche dal vivo, perché no? Magari, perché no? Speriamo di ritornare tutti dal vivo. Esatto. Ciao Andrea, esatto. Grazie, saluti. Grazie mille. E viva, ciao, la musica. Grazie, ciao. Grazie.
I've been shoot, Mayday.